cosa ride? Sta sfotendo il nostro bolide? Non so, nonna, facciamo finta di niente. No! Ehi, belli capelli! Le moto da uomo erano finite! Nonna, per favore! Non rispondi, né? Coniglio! Se facciamo a gara, ti scassiamo! Ma sei matta? Ti ricordo che è una Panda, non una Ferrari! Daniel, spingi il pandino! Ma cosa spingi, spingi? È dal 95 che non facciamo una revisione! Spingi il pandino! Lo spingo! Spingo tutto! Vado! Complimenti, Hamilton! Ho visto gente con il foglio rosa fare meno schifo! Sir Biker, la prego! Lascielo o ti spacco di botte! E ora i portafogli, prego! E le chiavi del triciclo! Ma è un regalo della mia mamma! Vedi, nipote? Questa si chiama educazione alla vecchia maniera. No, questo si chiama bullismo. Scendi o le prendi. Scendo! Vado! Auto! In auto niente può fermarmi. A parte la pioggia. Dai, ma come si fa? Due gocce d'acqua e la gente va a due all'ora. Ma svegliamoci! State a casa se non sapete guidare! Moto! Nemmeno la pioggia può fermare un vero biker. Auto. Ma che pagliaccio! Il classico che noleggia la Ferrari per far figo non c'ha manco i soldi per piagne. Moto. Ragazze, ve gusta la Vespa? Moto! Ah, proprio oggi che sono in ritardo e ho un colloquio di lavoro importante e non trovo parcheggio. Ma sì, buttiamo la Get Weekend! Auto! Proprio oggi che ho un colloquio di lavoro importante e non trovo parcheggio. Ma perché sono così incapace? Ah, e anche quest'anno reddito di cittadinanza. Moto! Vabbè, e che problema c'è? Automobilisti, baciatevi il culo! Auto! Dai, 2 ore per fare 2 chilometri! Va più veloce mio nonno col deambulatore! Ciao minchione! Come ciao minchione? No, nonno! Auto! E allora? Cosa vuoi fare, bel pannocchione? Non lo so. Vorrei stare qui un po' con te e sfruttare questo tettuccio panoramico per guardare le stelle. Che romantico! E poi? Non saprei. Forse vorrei ascoltare un po' di musica e magari bere qualcosa, visto che abbiamo anche un comodissimo portavivande! Ma... se sfruttassimo questi sedili reclinabili? Giusto! Ah, i sedili sono super comodi per fare una sosta rigenerante durante un lungo viaggio! Tu non hai sonno? Moto! Ma perché ci siamo fermati? Non so, amore, volevo portarti in un posto romantico. Ma che fai? Scusa, va che ci vedono. Ma chi è che ci vede? Siamo in un posto isolatissimo, non ci vede nessuno. La Madonna! Cos'è, avete finito i giga? Andate via, purscioloni! Dai, non si può neanche più guardare. Moto! Thank you.
Amore, ma sei sicuro che riusciamo a portare tutto in moto? Non sarebbe stato meglio venire in auto? Mai! In moto ci sta tutto. Ho un pratico sottosella e un bauletto da 52 litri. Ah, te l'avevo detto che in moto ci sta tutto. Dove vado, amore? Londra? New York? Paris? Affanculo! Ottimo! Non metto neanche il navigatore, tanto conosco benissimo la strada. Andiamo a fanculo! Auto! No, non metterli davanti che c'è il mio zaino. Ah, no, non metterli dietro, c'è la mia borsa della palestra. No, lì no, ho un castello di Hogwarts che mi hanno regalato nel 2003. Quella è una storia lunga. Posso spiegare? E stati zitto! Mato! È il nuovo pezzo di Alfa? Sì, è fantastico. Ma come fate voi motociclisti a viaggiare senza musica? Abbiamo la radio umana. Cosa? Ciao. Alfa, riproduci Ci sarò. Chi ci sarà assieme a te sotto la neve? Chi ci sarà quando le cose non vanno bene? Ok, Alfa, fammi sentire Cin Cin. Chi ci sarà che col dito ti toglierà una lacrima sul viso? Scusa, in beta ci test sarò. Adesso Alfa, stop. Chi ci Alfa, sarà stop. Assieme a te sotto la neve? Alfa, stop. Chi ci sarà quando e le spegniti! Cose non vanno bene? Spegniti, porca di quella p... Che pagliaccio! Il castigo che fa... No, no, no! Dico che noleggia una Ferrari per far figo in ciambo... No, non so... Chi sarà? Alfa, stop! Neve, ho sbagliato le parole. Questa è la scena più costosa del video. Volevo solo farmi investire da uno tsunami, ma... L'onda che avrebbe dovuto colpire solo me ha inondato anche l'operatore e tutta l'attrezzatura, facendogli tirare giù un sacco di santi dal paradiso. Quindi, durante questa scena, abbiamo buttato un sacco di attrezzatura. Abbonatevi al canale se volete altre scene epiche. E dai, scherzo. No, non scherzo, abbonatevi. I Pantellas. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao!